Ciao Valerio, io volevo farti una domanda riguardo il pubblico. Prima di tutto, quando ricordi la prima volta che ti hanno riconosciuto e ti hanno chiesto un autografo? E poi che rapporto hai con questo tipo di, diciamo, di affetto che il pubblico ti dimostra? La prima volta, una delle prime volte, era uno della Lazio che mi voleva menare. Ha detto quello fa l'attore della Roma, quindi per dire, ecco, ti ho risposto subito, nel senso, quindi è stato un rapporto, è un rapporto col pubblico di vario tipo, perché c'è anche veramente chi non ti sopporta, e secondo me non mi sopporta qualcuno, non mi ha sopportato perché vedeva in me se stesso e si chiedeva perché questo è famoso e io no, cioè se è famoso lui, come posso non essere famoso? È successo pure questo, però adesso è un rapporto molto più tranquillo da parte mia, prima ero terrorizzato da... Da dove non ho finito, perché perdere l'anonimato è un trauma comunque, non perché volessi fare rapine nei supermercati, ma perché essere guardato, però capisco anche che quello è stato il veicolo poi per permettere a questo mestiere di farmi trovare delle sicurezze, perché comunque io ero uno che a 13 anni camminava per strada e vedeva un gruppetto di coetanei, abbassava la testa per vergogna, timidezza, eccetera. Oggi se cammino, magari con un po' di coetanei mi guardano tutti, e oggi però sono arrivato a guardarli a salutare, come va, tutto a posto, senza sapere cosa pensano, perché poi lì possono pensare a tutto, no? E se possono pure meno. Facciamo un aneddoto di uno col motorino? No, però non posso raccontare. Tu racconti questo, io non racconto le due ore di intervista a Rolando Ravello su quando vi eravate insieme davanti alla macchina. Tanto io non ho mai abitato con Ravello. Strano, perché lui ricorda molto diversamente. Non ti credo, perché lui abitava al piano terra dell'edificio dove abitavo io, lui è venuto dopo. Comunque, vabbè. No, stavo sul motorino andando dalla mia prima fidanzata, una delle prime fidanzate, no, che ce ne avessi tante, cioè era una delle prime, nel senso, e faceva molto freddo, era notte, era lunghissima sta strada perché era verso Centocelle, lontanissima, sulla Prenestina, c'ero solo io, tutto bambacuccato senza casco perché non si portava il casco all'epoca, piano piano così, soprattutto passava un motorino uguale al mio che però andava a 150, io sento proprio una cosa che si muove, però questo mentre passa mi guarda, frena, quindi io lo raggiungo, lui mi guarda e mi fa, quindi lui abbassa il motore al minimo, cioè lui al minimo andava a 50 all'ora come ci andavo io, e mi fa, ma te sei attore? E faccio sì, ah, bravo, mi piace come lavori, e va via, e già, mi piace come lavori, no, se non intendi io. Poi ritorna, mi riaspetta, e mi fa, c'ho un po' d'erba, l'ho fumato con me. E io faccio, no ti ringrazio, non fumi, no, bravo, ma fumo io. E tutto a bordo di un aereo, cioè lui aveva un aereo, capito? Mi piace molto ridere, perché dal mi piace come lavori, che poteva sembrare uno che dice mi piace, il mio personaggio, che insomma, uno ovviamente si attendeva subito all'erba, poi stupito del mio non drogarmi, allora mi diceva, bravo, grazie, ma fumo io.